Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89. Oggi vorrei parlarvi di Google Plus, o meglio l'integrazione a YouTube di Google Plus. Inizialmente ero dell'idea di evitare di fare un video di questo genere perché mi sembrava un argomento, diciamo, se non altro di poca importanza, ma visti gli ultimi sviluppi, Madonna ragazzi, la gente sembra che non abbia altro di cui parlare, davvero. Quindi ho detto fanculo, facciamo sto video per dire la mia. Il mio amico Amort ha fatto un video anche lui riguardo Google Plus e vi invito a guardare anche il suo video se avete il tempo di farlo. E niente, vi dico cosa ne penso io. Invece di Google Plus, secondo me, come moltissimi di voi avranno già capito fin dal primo giorno in cui è stata appunto effettuata questa, diciamo, questo cambiamento, Google Plus, l'integrazione a YouTube è avvenuta soltanto appunto per pubblicizzare e far, diciamo, diffondere Google Plus, perché appunto nessuno lo stava cacando, tutti utilizzavano e utilizzano tutt'oggi Facebook per fare certi tipi di comunicazione, aggiungere cerchie, diciamo, amici e messaggiarsi tra di loro, eccetera. La gente, diciamo, preferisce usare Facebook, che è la piattaforma più diffusa tra i social network del mondo. Però Google ovviamente non può dare questa fetta della torta a qualcun altro, vuole assolutamente a tutti i costi essere leader nel settore dei social network online, su internet. Per fare questo, appunto, già da anni avevano ideato Google Plus, un'altra piattaforma concorrente su cui la gente può, diciamo, socializzare, scambiarsi messaggi e postare contenuti vari, insomma, come Facebook, soltanto che la gente preferisce Facebook. Per venire incontro a questo fatto, per, diciamo, cercare di costringere, non dico costringere, ma ci hanno provato la gente a usare Google Plus, l'hanno integrata a YouTube, perché come sappiamo tutti, solitamente chi usa Facebook, probabilmente, nella maggioranza dei casi perlomeno, utilizza YouTube. E se utilizza YouTube, anche pur magari non essendo un creatore di contenuti, ovvero un creatore di video che altri vedono, comunque sia, è molto probabile che uno YouTuber sia almeno un commentatore, che vada a commentare video di altri. Ecco, senza account non è più possibile commentare su YouTube i video degli altri, quindi diciamo ci hanno detto praticamente o ti iscrivi a questo fottuto Google Plus oppure non ti faccio più commentare. Ecco, questo diciamo ha suscitato dispiacere, insomma, la gente si è incazzata, non va bene, Google Plus è una merda perché non voglio dovermi iscrivere, io voglio poter commentare in santa pace con l'account di YouTube senza dover avere per forza l'account di Google Plus in mezzo perché Google Plus è una merda, Google Plus è il male, è il diavolo, è lo schifo, Google Plus non lo voglio vedere, quindi non è giusto che YouTube tu mi costringa ad usare Google Plus per commentare video sul sito. Io non sono d'accordo, io non sono d'accordo e vi spiego perché. Io credo che la gente stia facendo tanto casino per nessun motivo, perché io non vedo perché Google Plus non deve piacere. Allora, lasciamo perdere l'interfaccia che non piace neppure a me. Secondo me, come social network, Google Plus non è che mi piaccia tantissimo, non mi fa schifo, però così così, un po' come Facebook. Se per questo a me non piace neppure Facebook, io sono iscritto soltanto per rimanere in contatto con alcune persone. È per motivi di lavoro, per rendermi, diciamo, reperibile in quel senso, però non è che mi piace Facebook, però neanche Google Plus. La cosa che approvo, ed ecco che arriviamo al dunque del discorso, io approvo in pieno il nuovo sistema dei commenti di YouTube. E tutti magari mi attaccheranno per questo discorso, metteranno pollici in giù, gne 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 gne, però io vi assicuro che motiverò adeguatamente la mia opinione, perché voi pensate, ah, ma sta dicendo una cosa a caso? No. Non è a caso perché il motivo per cui mi piacciono i commenti di YouTube, di Google Plus, è perché si possono finalmente moderare, che cazzo! No, perché prima non si poteva controllare nulla, arrivava un raschione, cominciava a scrivere cazzate, passate dal mio canale, io faccio video su la Madonna proprio in croce, ragazzi, ma proprio non esiste! Io devo tenere commenti così? Poi commenti fake, io sono Zeb, faccio schifo così, cioè, c'è un Zeb dietro ogni angolo, cazzo, per forza che disattivi i commenti. Quindi, meno male che è arrivato in salvezza. Se voi controllate il mio canale, vedrete che qualche mese fa ho pubblicato un video dove parlavo dei commenti di YouTube, del fatto che avevo deciso di disabilitarli. Ecco, guardate questo video, poi tornate qua e mi ricollego a quel discorso.
Adesso, grazie a Google Plus, io non devo per forza bloccare più i commenti, perché non ci sono più i spammer di prima, perché li filtro con le opzioni di Google Plus che sono state integrate con YouTube. Posso bloccare certi termini, tipo, che ne so, posso bloccare uno che dice culo, non è bloccata la parola culo, ma faccio un esempio, se uno scrive qualcosa di spammoso viene bloccato automaticamente. Questo può soltanto essere un bene per tutte le persone che gestiscono canali grandi come me, e come persone che hanno canali anche magari più grandi di me, ma siccome io faccio video anche dove critico un sacco di cose, eccetera, ricevo tantissime persone che vengono soltanto per rompere i coglioni, ma rompere i coglioni in modo non costruttivo, persone che poi devo per forza, non per forza, ma mi tocca bloccarle a mano. Ecco, grazie a Google Plus, all'integrazione di questo nuovo sistema di commenti, io posso tranquillamente fare una lista nera di termini e aggiungerle in modo da bloccare da subito sul nascere i commenti che rompono i coglioni, che spammano, oppure i fake. È già più difficile fare i fake adesso con Google Plus. Hanno introdotto anche, vorrei parlare anche di questo perché si sposa col discorso, i nomi verificati su YouTube. Avete presente quelli con Cina, con il segno, la V, insomma, vicino? Quelli sono canali, diciamo, verificati. Ecco, va detto che un canale verificato non ha nessun vantaggio in sé, però il segno della V comunque ci fa capire che quel canale è originale e non è un clone, non è un fake. È abbastanza inutile, lo ammetto, non serve a un cazzo, infatti a me non interessa, però comunque si vede che si sono impegnati a questo fronte, insomma, si sono resi conto che c'era troppa merda nei commenti, c'era troppo casino, troppo spam, troppi rompicoglioni, che hanno fatto la scelta giusta di mettere a disposizione questi nuovi strumenti di moderazione che vanno a collegarsi con Google Plus. E questo è il motivo per cui io approvo di questo cambiamento che hanno fatto. Ora molti non saranno d'accordo con me, faranno la lagna, ma era meglio prima. Ma perché era meglio prima? Perché? Perché potevi dire testa di cazzo, rotto in culo, faccia di merda a tutti, non solo a me, dico in generale, a spammare. Ragazzi, voglio mettervi la cosa un po' in prospettiva, no? Voi magari non riuscite a capire bene l'intento di Google, ma io ci provo. Vi faccio un esempio che secondo me funzionerà. Fate conto che io organizzo, non so, tra un anno o anche meno di un anno, un LAN party, no? Con diversi giochi e tutto. L'entrata è gratis per tutti coloro che portano la maglietta Ace Gamer durante tutta la settimana, quindi per 7 giorni. Se tu indossi la maglietta Ace Gamer in giro per 7 giorni, io ti faccio entrare gratis. Capite cosa voglio dire? Ma invece al contrario, se indossi, non so, la maglietta della Nike o dell'Adidas, ti faccio pagare, non so, 5 euro per entrare alla party. Questo è solo un esempio per farvi capire che Google ti offre un servizio immenso che non è neppure paragonabile all'esempio che vi ho appena dato, gratis! Cioè, e voi fate tutto questo casino per questo? Per carità, so bene che Google ha fatto questo cambiamento soltanto per un discorso di soldi e di essere leader anche nel reparto dei social network, quindi il Facebook è davanti a noi, ragazzi, cosa facciamo? Integriamo i commenti di YouTube con Google Plus, così almeno la gente sarà costretta ad iscriversi se vuole continuare a commentare. Vabbè, sono cazzi loro! Laddove un servizio è gratuito, ti dà a disposizione la facoltà di caricare quanti video vuoi, della durata che vuoi, a me mi sembra un buon compromesso dover iscrivervi anche al loro social network. E chi se ne frega? Scusa, il servizio è gratuito, è buono, è valido, e dagli la registrazione, ma che cazzo te ne frega invece di piangere lì nell'angolo? Cioè, la gente non si rende conto ancora del servizio che YouTube dà a tutti gratuitamente per adesso, poi non so in futuro se cambieranno per via di quelli che usano Adblock, ma ora come ora il servizio è gratuito, funziona, veloce, a differenza di Facebook che è lentissimo, non so voi ragazzi, ma ultimamente Facebook veramente fa incazzare, si inceppa la pagina, è lenta a caricare, ci sono parti delle pagine che caricano dopo, alcune prima. Ecco, quindi YouTube è un servizio veloce, con pieno di contenuti, che ci viene fornito, ripeto, gratis. Quindi la registrazione Google Plus mi sembra il minimo alla fine, non c'è da lamentarsi in quel senso. Perché la gente poi vuole gonfiare queste cose, vuole fare rivoluzioni per certe cose che veramente, ragazzi, non è il caso, cioè lasciamo l'incazzaggio per ben altre cose, insomma.
Infine, possiamo dire anche che Google Plus ha aiutato, diciamo, ad organizzare meglio anche gli utenti di YouTube. Io posso adesso seguire in tempo reale i fan che guardano più spesso i miei video, posso vedere le persone che sono più coinvolte da quello che faccio e magari, che ne so, in futuro premiarli proprio per il fatto che li posso trovare. Ecco, Google Plus, diciamo che ha dato dei punti a favore a YouTube. È più facile trovare la gente, è più facile vedere chi ti segue e tutto il resto. E qualcuno potrà dire: ah, ma potevano farlo anche senza l'integrazione di Google Plus. Probabilmente sì, ma sapete una cosa? A me non interessa. Il compromesso non è buono, è ottimo. E con questo detto tutto, e ci becchiamo al prossimo video, ragazzi.